Sicuramente, guarda, è stata veramente una sofferenza, 140 km durissimi. Eravamo d'accordo sia nella mattina di cercare la fuga con Mikel. Lui è stato molto bravo ad entrare e ha coronato veramente una bellissima vittoria. Sono molto contento per lui perché anche al giro ci siamo aiutati. È un ragazzo molto bravo, va molto forte, si merita questa tappa. Tutti gli altri ragazzi che erano dietro con me mi sono stati vicini. Vanotti, Zeitz, Cataldo, Rosa, Luis Leon, insomma tutti quanti sono stati veramente, veramente molto bravi e quindi li ringrazio. Dai, adesso riposiamo un po' per le prossime tappe. Io ho provato a fare la mia corsa, quando ho visto che si stava riavvicinando il gruppetto di Quintana sono ripartito. Ho pensato ad andare a tutta sino all'arrivo, insomma non è stata veramente 5 km, anzi forse una decina di chilometri di vera sofferenza, una tappa veramente durissima. Grazie. Abbiamo un grande lavoro di squadra ma anche una grandissima finalizzazione da parte tua. Ti aspettavi questo risultato staccando comunque nettamente tutti i tuoi avversari? Non me l'aspettavo, insomma, logicamente ho lavorato tanto per questo appuntamento, abbiamo avuto un po' di sfortuna i primi giorni, purtroppo abbiamo perso Vincenzo, abbiamo perso Paolo, però insomma la voglia di far bene c'è stata in tutte queste tappe, insomma ci abbiamo messo molto impegno. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo molto affiatato, nonostante avevamo due uomini in meno, abbiamo fatto veramente una corsa molto dura sia davanti con Mike che al dietro, e quindi veramente un grande applauso alla Astana. Adesso che sei davanti a tutti, puoi dire chi è che temi maggiormente di quelli che ti seguono, chi hai visto meglio e chi ti sta sorprendendo? Io temo un po' tutti e rispetto tutti perché ci sono tantissimi campioni. Rispetto anche tutte le tappe che abbiamo da qui in avanti, perché ho imparato che insomma un giro si costruisce tappa per tappa.